Inizia ufficialmente oggi l'Ego Festival, ideato dalla giornalista e conduttrice TV tarantina Monica Caradonna e organizzato dall'associazione EnoGastroHub. Ci troviamo al Relay Store, una bellissima e caratteristica location sul Mar Piccolo che racconta quelle che sono le bellezze del nostro territorio. E oggi a questa bellezza va ad aggiungersi anche il tesoro di Taranto, ovvero la sua materia prima dal punto di vista enogastronomico. Infatti qui è stata allestita una bellissima piazza dei sapori, potremmo chiamarla, dove sarà possibile degustare dei vini e anche delle pietanze preparate da diversi chef, sia tarantini che provenienti da tutto il mondo. È una bellissima manifestazione che mira a valorizzare il prodotto tarantino e soprattutto a renderlo conosciuto in tutto il mondo. Infatti i presenti provenienti da ogni parte stanno condividendo sui social, sulle loro bacheche, quello che stanno preparando, le bellezze di Taranto, in modo tale che la nostra città possa essere conosciuta ovunque. Questo viaggio tra il gusto, abbiamo realizzato alcune interviste che appunto raccontano quanto impegno c'è dietro questa manifestazione e cosa ci aspetterà anche nei prossimi giorni. Parte ufficialmente oggi l'Ego Festival e Taranto per qualche giorno sarà la capitale del gusto. Celebriamo le eccellenze enogastronomiche del territorio. Beh sì, noi possiamo, vogliamo raccontare il territorio attraverso le sue materie prime. L'abbiamo fatto già da ieri portando i cuochi e i giornalisti non di qua al Mercato Padini, dove hanno scoperto le nostre materie prime e hanno assaggiato le nostre prelibatezze di mare, se ne sono davvero innamorati. Oggi facciamo cultura gastronomica nelle sale qui degli Sto, perché è importante dare un taglio culturale alla conoscenza della materia prima. Tutto da lì parte. Se parliamo di cibo sostenibile, cucina senza scarti, beh, ecco, noi lo raccontiamo attraverso il racconto e le mani degli chef. Stasera qual è il programma? Questa sera dalle 19:30 vi aspettiamo in Villa Prepato, c'è il primo festival della pizza che si organizza a Taranto e ci sarà un grande spettacolo con i Terra Ross, quindi si fa festa in Villa Prepato. Taranto ha tantissimo da offrire, anche e soprattutto dal punto di vista enogastronomico, e oggi il cibo è al centro di questa manifestazione. Può essere davvero la filiera enogastronomica una svolta per Taranto, un'alternativa? Ma assolutamente sì, ci abbiamo sempre creduto. Non solo i nostri prodotti enogastronomici, non solo il food, ma oggi è Taranto stessa sul palcoscenico internazionale. Grazie alla presenza di tanti chef venuti da tutto il mondo che attraverso i loro canali social stanno facendo rimbalzare le nostre immagini di Taranto oltre i nostri confini. Ed è per questo che abbiamo sostenuto fortemente questa idea della nostra concittadina Monica Caradonna, perché comunque sì, attraverso diciamo, questi eventi abbiamo la possibilità di promuovere il nostro territorio e raccontare una nuova Taranto, una Taranto che, come dicevo prima, ha deciso di cambiare pelle, di cambiare volto. Tra l'altro, attraverso uno dei nostri prodotti, che è il nostro presidio Slow Food, che è la Cozza Nera di Taranto e che sarà presente, sarà protagonista giorno 12 in Villa Peripato. Tra l'altro, poi questo evento lascerà anche un'eredità alla città stessa. Uno sicuramente ai nostri chef che stanno partecipando, perché stanno partecipando a una vera e propria masterclass con altri colleghi che hanno già avuto successi ormai riconosciuti in tutto il mondo. E nello stesso tempo comunque ci permetterà anche di migliorare quell'accoglienza turistica sulla quale stiamo puntando, perché comunque sia avranno la possibilità di diciamo, ampliare la loro offerta enogastronomica in occasione anche delle visite dei nuovi crocieristi o dei nuovi turisti che verranno sul territorio. Una bellissima sorpresa da Linea Verde a Taranto, tra l'altro città che hai già visitato in altre occasioni. Oggi si parla di food, siamo in una bellissima location che racconta quelle che sono le bellezze del nostro territorio. Le bellezze del territorio, di questo territorio, sono riconosciute a livello internazionale, forse un po' meno dei tarantini proprio. Spesso e volentieri mi trovo a parlare, raccontare Taranto con tutto l'orgoglio di essere figlio della Magna Grecia. Questa cosa è un po' un problema, un po' del sud Italia, diciamo, non essere tanto consapevoli di quelle che sono le nostre bellezze. Invece, venendo qui, non si può far altro che rimanere affascinati da tanta bellezza del creato. Questo festival è sicuramente volano da questo punto di vista. Vieni a far vedere
a tanti esperti del settore, questa città e quello che la città offre, il territorio offre, è sicuramente un momento importante. Quindi tenetevelo stretto stretto ego e tenetelo stretto stretto a Taranto, perché da qua nasce, insomma.